Fondamentale per la BTO di Firenze è Siena, quindi sempre più un filo unito in maniera doppia tra Siena e Firenze, stavolta nel turismo. Signor Sindaco, quali sono le strategie che Siena metterà in atto proprio propedeutiche anche alla BTO di Firenze? Ma guardi, intanto cominciamo con il dire che questo, anche non a detta mia ma a detta in generale dei dati, è il secondo la seconda città per turismo della Toscana, questo è un fatto. E questo è merito di chi ha costruito questa città e di chi ha creato questa campagna che ci sta intorno. Quindi il dato che dobbiamo valutare è intanto, come anche stamattina parlando di altri eventi, è quello di destagionalizzare il nostro turismo, tant'è vero che sabato avremo la rassegna degli anglo-arabi, tanto per dirne una. Sabato scorso, sapete, c'è stato il CART e poi continueremo con altre iniziative. L'obiettivo è quello di rendere meno cannibalizzante il turismo, perché sappiamo che luglio, agosto, ormai anche settembre sono mesi in cui non c'è quasi nemmeno bisogno di fare pubblicità di nessun genere, perché siamo sempre pieni. Credo che anche per i cittadini senesi riuscire a distribuire il turismo in maniera più uniforme, e anche soprattutto per le strutture alberghiere, per quanto riguarda le attività commerciali, siano due momenti fondamentali, perché danno continuità, danno anche una certa organizzazione, quando invece sappiamo che in certi momenti dell'anno il lavoro diventa faticosissimo e complicato. Questo è il primo dato. L'altro dato è che per quanto riguarda questa tipologia di lavoro, deve essere questa tipologia, il metaverso, deve essere un elemento per invogliare a muoversi e a venire in queste località, perché devono essere una sorta di aperitivi che fanno in modo che le persone si invoglino a frequentare gli spazi, anche perché conoscerli, sono molto importanti queste possibilità online, ma allo stesso tempo ci mancano il sapore, gli odori, anche qualche volta il rumore, se non vogliamo dire la musica, e quindi credo che sia importante avere questo tipo di strumenti, ma incrociarlo molto bene con quello che è il turismo tradizionale. Primo appuntamento a Siena, soprattutto dopo la pandemia, propedeutico alla BTO di Firenze. Presidente Guasconi, qual è l'importanza di portare a Siena un evento di questo tipo, soprattutto con i massimi esperti in Italia di BTO? E poi andiamo a parlare ovviamente di quattro macro temi fondamentali che andranno a influire su quello che sarà il turismo di domani. Beh, perché il turismo, ovviamente Siena è una delle capitali del turismo toscano, quindi avere qua questa iniziativa, iniziare da qua per parlare di quello che sarà poi, con il cambiamento radicale che il mondo del turismo sta vivendo, soprattutto in chiave di innovazione, in chiave ovviamente di opportunità anche tecnologiche, ci sembrava assolutamente corretto, necessario e opportuno. Quindi oggi parleremo di tanti temi, quelli legati soprattutto a quelli anche della realtà aumentata, quindi capire come il turismo, i viaggi, le vacanze tradizionali si possano sposare, possano rispondere alle nuove esigenze con la digitalizzazione, che ovviamente ci ha permesso anche di rispondere a momenti di crisi difficili come quelli che abbiamo attraversato per il Covid, e quindi sarà un'occasione davvero importante di riflessione e soprattutto per comprendere come i nostri operatori potranno affrontare la nuova sfida, che ovviamente vediamo però, crediamo, anche abbastanza vinta con i risultati che anche quest'anno stiamo continuando ad avere. L'appuntamento a Siena propedeutico ovviamente a quello che sarà il grande evento alla Leopolda di Firenze a fine mese, quindi segretario, quali sono le prospettive di questo 2022 per la BTO? Sì, la BTO giunge alla 14ª edizione, sono stati in questi anni oltre 1700
i testimonial privilegiati che hanno calcato il palco della BTO, tracciando un po' le linee di sviluppo futuro del turismo. Mi fa molto piacere che ci sia quest'anno una tappa importante a Siena, anche qui con alcuni testimonial d'eccezione tratteggeremo un pochino quello che è il futuro del turismo sotto il profilo dell'hospitality, della destinazione, del food and wine, soprattutto qui a Siena. Quindi già oggi noi tratteggiamo un pochino una riflessione collettiva sul futuro del turismo toscano, un futuro del turismo che fa registrare negli ultimi mesi, sotto gli occhi di tutti, un'impetuosa progressione, una progressione importante. In Toscana il turismo è il 13% del PIL, ma oltre a questo dato è importante ricordare che in Toscana sono attive oltre 43.000 imprese del settore turistico che danno da lavorare a 140.000 addetti, quindi un settore determinante, importante, ed è giusto che qui a Siena, con prosecuzione a Firenze, ci sia questa riflessione approfondita sul futuro del turismo, perché è il futuro della nostra economia. Siamo... Ah, questa è una bella domanda. Prima bisognerebbe capire che cos'è il metaverso, cosa che pochi hanno capito, se l'hanno capito. Dopodiché, come tutte le tecnologie basate soprattutto su rappresentazioni virtuali, in un mondo come quello del turismo, che vive fondamentalmente di scambio di informazioni e di tentativi di attrarre sulla base di immagini e cose del genere, diventano fondamentali. Da Garavaglia alla Sant'Anché, che cosa si aspetta? Qual è la prospettiva del turismo? Questo dovrebbe chiederlo alla Sant'Anché, io non ne ho idea. Spero che finalmente ci si metta a ragionare in termini strategici sul nostro turismo, cioè capire dove vogliamo andare e che tipi di turismo vogliamo, invece che non cercare di portare a casa più gente possibile, però in maniera totalmente indifferenziata, creando poi dei disastri. Io partirei un attimo dall'argomento, cioè metaverso e turismo, come coniugare questi elementi e se poi ci sono anche dei dati virtuosi che Siena può riprendere per un beneficio futuro. Dal punto di vista del turismo ci sono necessità, diciamo, di fare una governance come destinazione turistica che possa includere tutti gli attori che in questo momento possono dare qualche cosa per promuovere l'immagine di Siena, che è già conosciuta in tutto il mondo ma che necessita ancora di portare all'attenzione del grande pubblico, dei turisti di tutto il mondo, le sue eccellenze anche dal punto di vista agroalimentare, delle produzioni, e sto pensando della valorizzazione anche di quel patrimonio, di quei quattro patrimoni UNESCO che sono presenti, direi in maniera unica fra tutti i patrimoni UNESCO d'Italia, su Siena. C'è un bel progetto della Camera di Commercio su questo, insieme a Toscana Promozione, che rappresenta proprio un rilancio anche di un'immagine turistica che vogliamo rilanciare attraverso anche dei video multimediali che portano ancora una volta a conoscere i prodotti tipici del territorio, perché il metaverso, la realtà virtuale, l'avvicinamento tra l'offerta e la domanda in questo momento è importante, perché l'abbiamo sperimentato anche durante la pandemia, abbattere quel diaframma che esiste tra il territorio e il viaggiatore che vuol venire a conoscere un'esperienza anche dal punto di vista multimediale, virtuale, e poi toccare con mano e magari gustare anche prodotti tipici. In questo momento, ecco, è una forma innovativa di turismo che accompagna anche soprattutto verso le giovani generazioni, e che possono essere interessate anche a sperimentare formole alternative di viaggio e di vacanza. Nuovo target, diciamo, a chi si rivolge e soprattutto come funziona il linguaggio dei social e come si promuove un territorio. Esatto, partiamo proprio da qui. Il target sta decisamente cambiando, sono generazioni Y e Z che noi conosciamo poco, sono i nostri figli, sono le generazioni che sono nate dal 95 in poi, hanno un uso degli strumenti digitali, veramente sono nativi del gaming, della realtà virtuale. Per loro non c'è più effettivamente differenza tra quello che è on e offline, anche se noi continuiamo a parlare di online. Non è un caso che noi BTO abbiamo proprio eliminato online, abbiamo parlato proprio di on life. Rivolgendoci a questo nuovo target, noi dobbiamo andare su
più canali, purtroppo, ancora una volta. Quindi canali che nascono con loro, canali di gaming, canali trasversali, che vanno anche al di là dei social per come noi oggi li conosciamo. Video advertising sicuramente, per chi vuole fare bene le cose a livello di destinazione è un must, quindi video brevi e tutto il resto. E iniziamo a guardare anche quelle che sono le tecnologie in cui questi ragazzi, ma non solo, iniziano a frequentarsi, perché c'è una dimensione comunque sociale importante. Quello che sta cambiando e che vogliamo appunto dire con col metaturismo, che iniziano ad esserci spazi volumetrici, virtuali, dove non necessariamente c'è la realtà virtuale, ma anche in cui le persone si incontrano, e questo fa molto la differenza, perché si crea comunità. All'interno di queste comunità, turismo e destinazioni ci sono e ci saranno sempre di più, e sono degli ottimi strumenti promozionali di una struttura e ancora di più di un territorio, di un prodotto, in fase di scelta ma anche di prenotazione, perché tutta la parte dei pagamenti digitali sta andando in NFT, in blockchain, e questo cambia completamente il modo in cui le cose, i prodotti turistici verranno distribuiti. Allora, qual è la situazione delle strutture alberghiere? Facciamo questo quadro all'indomani di un ponte ogni istante che ha registrato il tutto esaurito, grazie anche al meteo ovviamente. E le rispondo perché ho sentito adesso qualche collega amico di Siena. Pare che la situazione vada molto bene in termini di fatturato. È normale che non riusciamo più a fare grandi previsioni andando a comparare il fatturato con i costi, perché dobbiamo un po' contestualizzare tutto con gli aggiornamenti anche dei rincari, degli aumenti delle bollette, aumenti energetici e comunque l'aumento di costi in generale anche delle varie forniture. Quindi la sensazione è che non si riesca a rispondere in modo corretto e dettagliato, perché il solo fatturato che potrebbe dare un'indicazione, come lo è stato per altri anni, va un po' ridimensionato, ricontestualizzato e riadattato un po' al periodo che stiamo vivendo attualmente. Food and Wine è un brand che va da solo quando parliamo soprattutto di Toscana, ma anche d'Italia, quindi questo è un po' un punto a favore per ciò che riguarda i tuoi settori. Assolutamente sì, ma si può fare di più. Noi di BTO vogliamo fare di più, perché vedremo anche delle statistiche di cosa fanno all'estero sul vino e su altri prodotti, e soprattutto si può fare di più sulla digitalizzazione, sulla promozione, sulla vendita, che incrementa poi la vendita, e quindi è questo connubio digitale, prodotti, sempre che si mantenga l'elemento umano, l'elemento identitario, eccetera, è un punto di forza per aumentare poi l'economia, le ricadute economiche sul territorio. Ci sono